sappiamo tutti quello che sta succedendo a Padova, ovvero la procura ha impugnato 33 atti di nascita per i bambini e le bambine che vivono con una famiglia di due mamme, dichiarando questi atti di nascita illegittimi. A proposito di questo, Marco Mengoni, durante il suo concerto proprio a Padova, ha fatto delle dichiarazioni che vi voglio far sentire. E poi alla fine commentiamo anche tutta questa vicenda. E oggi ce la passiamo a Padova, vorrei aggiungere un'altra cosa. Una cosa che dovrebbe essere proibita è poter decidere cos'è una famiglia e decidere su una famiglia. Ora, sicuramente è importante esporsi per argomenti così importanti, quindi sentire anche la voce di artisti così conosciuti fa sì che queste notizie abbiano una risonanza ancora più grande, perché altrimenti passerebbero sotto silenzio. Perché quello che sta accadendo è davvero grave. Infatti è stata chiesta anche la rettifica del doppio cognome, ma non solo, perché questa decisione è retroattiva. Questo cosa vuol dire? Che la decisione è valida per i bambini e le bambine che sono stati registrati a partire dal 2017. Per cui bambini e bambine che vivono magari con la loro famiglia già da 5-6 anni si vedranno improvvisamente arrivare a casa un documento che gli dirà: no, quella con cui sei cresciuto non è più tua mamma. Per lo Stato italiano quella non è nessuno. Cioè, vi rendete conto della violenza con la quale si entra nella vita di una famiglia che svolge regolarmente la sua vita come tutte le altre ormai da anni e improvvisamente si ritrova una decisione del genere? Perché qui non si parla se rendere legale o meno la gestazione per altri in Italia, si parla di andare a mettere le mani in delle famiglie che già esistono e che già hanno creato degli equilibri. Parliamo di nonni e nonne che hanno cresciuto i loro nipoti, parliamo di zii, parliamo di cugini, parenti, amici, di un sistema sociale intero che secondo questa decisione quindi dovrebbe essere distrutto, perché per quei bambini e per quelle bambine una delle due mamme non è nessuno. Capite bene che questa cosa è estremamente grave. E ripeto, nessuno sta chiedendo di rendere legale la gestazione per altri in Italia, perché quello è un altro argomento. Quando dicono che si sta parlando di questo, è semplicemente per nascondere che vogliono togliere dei diritti ai bambini e alle bambine che già esistono con le loro famiglie.